ragazzi, oggi andiamo a vedere qualche sentiero per girare e per allenarci, visto che tra poco riprenderò la preparazione per l'anno prossimo. Vado a vedere un po' come sono messi i percorsi qua nella mia città, Varazze, e vi faccio vedere un po' come sono messi. Ok ragazzi, sono nel VTA, nel Varazze Trail Area, e il primo sentiero che vado a vedere come è messo è l'FS. Parto da in alto, dalle compressioni, e una volta era un sentiero corto, ma carino, pieno di compressioni, però adesso vediamo come è messo. L'inizio non sembra male. Qua bella rotta dall'acqua, cavolo. Wow, mi sembra bello distrutto. Qua c'è, cavolo, un canale gigante. Ok, visto che l'FS non è andato a buon fine, era troppo rovinato dall'acqua e troppo rischioso, provo adesso a fare questo sentiero qua. Si chiama New Generation e speriamo sia messo un po' meglio. Qua ci sono un sacco di pietre smosse, è difficilissimo tenere la linea giusta. Wow, anche qui l'acqua ha scavato veramente veramente tanto. E qui, solita zona piena d'acqua. Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova serie di video che ci accompagneranno per un paio di settimane più o meno, dove costruiremo un sentiero, nel senso che il sentiero esiste già ma dobbiamo completamente pulirlo perché le piogge e il maltempo l'hanno un po' chiuso dalla vegetazione. Perché costruiamo un sentiero? Perché lo rimettiamo a posto? Beh, come avete visto all'inizio del video, molti sentieri che ci sono qua dalle mie parti a Varazze, nella Varazze Trail Area, sono abbastanza messi male adesso. Sono pieni di pietre smosse, la pioggia ha fatto parecchi danni e purtroppo i fondi per metterli a posto non ci sono. E allora io e dei miei amici abbiamo deciso di sistemarne qualcuno per poterci allenare, per poterci divertire a girare. E lì ci trovavamo a decidere quale mettere a posto. Allora, i sentieri più verso il mare, quelli che avete visto anche all'inizio del video, sono molto molto rocciosi, quindi metterli a posto sarebbe stato molto molto complicato e dispendioso di energie. E allora dopo una ricerca nel territorio dietro Varazze abbiamo trovato questo sentiero che si chiama Arancione. È uno dei primi sentieri costruiti qua a Varazze e in questa regione della Liguria, diciamo. E è un sentiero molto molto carino, non tanto lungo, però la cosa particolare è che ha una terra morbidissima. E già dire terra qua in Liguria è una cosa che ce ne fosse. E niente, quindi spero che la serie possa essere interessante per voi. Costruiremo sicuramente dei salti, delle sponde e qualcosa di speciale, cioè non è che lo puliremo soltanto dalle foglie, però all'inizio bisogna pulirlo dalle foglie. Quindi iniziamo e godetevi il video. Ok, per oggi siamo arrivati a pulire fino a qua, un paio di curve, 4-5 curve, e per oggi direi che va bene così, però vi volevo far vedere questa zona qua. Qua abbiamo pulito due linee, la prima è quella esterna, semplice, senza niente, e poi abbiamo pulito anche questo spiazzo che va a finire dove c'è un tronco adesso molto grosso. Abbiamo pensato, quindi arrivando da quella discesa lì, abbastanza ripida e abbastanza veloce, si guadagna una bella velocità, abbiamo pensato, perché no, di fare un salto qua, una rampa più o meno, vediamo se è da questo albero o da quello, una rampa che ci mette poi nella discesa che c'è esattamente qua al posto dell'albero. Purtroppo dobbiamo tagliare questo albero qua che è già caduto, sarà un bel lavoraccio perché è bello grosso, però il vantaggio è che si ha intanto un salto in più, che non fa mai male. E secondo, abbiamo poi un pezzo in piano abbastanza lungo, quindi grazie a questo salto si otterrebbe una bella velocità e il sentiero diventerebbe molto molto più flow. Ok, è tutto per questo episodio, ci vediamo nel prossimo e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettetevi piace e condividetelo con i vostri amici se vi è piaciuto. Ciao!